tanti soldi, ma come è possibile? E cosa hai comprato? Se non ricordo male, hai appena preso la paghetta. Sì, infatti. Oh, peccato, c'era un bel modellino che avrei comprato volentieri. Dai, prova a sforzarti. Cerca di ricordare come l'hai spesa. Vediamo, fammi pensare. Scommetto che li hai usati per comprare qualcosa di inutile, come al solito del resto. Temo che dovrai aspettare fino al prossimo mese. Cosa? Un mese intero? Figurati, non ce la farò mai. Ci sono, è arrivato il momento di chiedere un aumento della paga. A volte ho delle idee geniali. Mamma! Ehi, mamma, dove sei? Mamma! Che cosa vuoi? Ecco, pensavo che la mia cara mammina potesse accordarmi un piccolo aumento della paghetta. Un aumento di cosa? Ah, beh, certo, sempre che sia possibile, ovviamente. Me lo spieghi dove vado a prendere i soldi per darti un aumento? A metà mese siamo già in rosso e i prezzi continuano a salire. Le uniche cose che invece non aumentano mai sono i voti che prendi a scuola. E questo cosa c'entra con la mia paga? Non dire più niente, altrimenti mi arrabbio davvero. E adesso fila in camera tua! Temo proprio che non sia il momento adatto per chiedere un aumento. Già, in effetti non avresti potuto scegliere un periodo peggiore. Siamo messi male, come farò a tirare avanti? Potremmo eliminare gli sprechi. Cerca rifiuti! Carino, ma cosa serve? È un dispositivo che ci informa ogni volta che rintraccia della spazzatura. E poi l'hai buttato via. Sì, è vero, è che l'ho trovato un po' noioso. Vergogna. Guarda qui, perché non hai mai finito di montarli? Erano difficili, così mi sono stufata. Hai lasciato a metà anche questo puzzle, sei proprio uno scansapatite. Beh, in realtà quello è stato solo un tentativo. E questi fumetti non li hai mai nemmeno sfogliati. Non pretendo che tu li legga, ma almeno dagli un'occhiata. Uffa, adesso basta! Vattene via! Dì un po', hai tirato fuori quel robot ficcanaso dalla tasca soltanto per finire di rovinarmi la giornata! Cerca di calmarti, tentavo di farti capire che se non avessi comprato tutta questa roba, oggi avresti ancora un po' di denaro, almeno mezza paghetta, direi. Davvero, così tanto? Devi imparare a gestire meglio i tuoi soldi e comprare cose utili. Non è difficile se ti metti di impegno. Già, ho capito, quindi... prima finisco i modellini e il puzzle e poi pensa al prossimo giocattolo. Temo che abbia fiutato qualche altra cosa inutilizzata. Su, forza, seguiamolo. Ma dove sarà andato a cacciarsi? Non si può certo negare che in effetti un rubinetto che perde è un inutile spreco d'acqua. Questa roba ormai non è più buona da mangiare. Ho paura che anche questa carne sia andata male, puzza da morire. Quante cose che si sprecano. Ne salterà fuori qualcos'altro. Che cosa state facendo? Perché questa fetta di torta è smangiucchiata? No, ho preferito non mangiarla tutta, i dolci mi fanno ingrassare. Lo capisco, ma quasi una settimana, ormai è da buttare. Sì, mi dimentico sempre le cose nel frigo. Molto male, in questo modo non solo buttiamo via tanta buona roba, ma soprattutto un sacco di quattrini. Dove è andato? Non lo so, un attimo fa era qui. Cosa c'è in quel barattolo? C'è la mia crema antirughe da mettere di notte e oltretutto mi è costata un occhio della testa. Spero non voglia buttarla. Quello scorpio non starà per caso insinuando che è uno spreco usare una crema così cara sulla mia faccia. Ma figurati, cosa vai a pensare? Ma come ti vengono certe idee? Sì, quella specie di bidone sta dicendo che per me la crema è uno spreco. Spreco, spreco! Sparite subito dalla mia vista! Davvero infuriata. E come? C'è da dire che non ho proprio peli sulla lingua. Vuole andare a cercare rifiuti persino fuori. Sarà meglio seguirlo, sono proprio curioso. Credo che ce ne pentiremo.
Ciao, Suneo, che libro stai guardando? Ah, ciao, sei tu, Nobita. È un trattato di astronomia. Accipicchia, deve essere interessante. Infatti ho intenzione di comperarlo. Mi spieghi cosa credi di fare? Prego, prego, prego. E questo che aggeggio è? Ho capito, un altro dei ciuschi di Doraemon. Come osa dire che quel libro sarebbe uno spreco per me? Sono sicuro che non voleva dire Ela, questo. Ela, ciao, Suneo. Ah, ciao, Sunikichi. È per te. Wow, proprio quello che desideravo. Mi avevi detto che ti interessava e allora ho pensato di regalartelo io. Grazie. Visto, il robot stava cercando di dirti che avresti sprecato soldi a comprarlo. È vero, in effetti così ho risparmiato. Ti devo ringraziare, mi hai fatto un favore. Figurati. Bisogna ammettere che è una bella soddisfazione quando si riesce a evitare degli sprechi, vero? E adesso dove corri? Grazie, torna presto. Cos'è quel robot? Un nuovo gioco? No, niente, è solo un modellino. Tu piuttosto, cosa hai comprato? Questo, dici? È un oggetto che desideravo da tempo. Dopo mesi di suppliche, mia madre mi ha finalmente permesso di comprarlo. Lo vuoi vedere? Perché se proprio ci tieni, te lo faccio vedere molto volentieri. Certo. Allora lo scarto. Ammira? Oh no, un microfono nuovo! Esatto, con questo gioiello la mia voce verrà amplificata anche più di prima. Ti faccio sentire, praticamente resterai senza parole. Ciao a tutti, amici cari, io mi chiamo John. Amo Gonza. Prego. Che cosa vorrebbe insinuare questo microbo? Ecco, credo che volesse dire... Prego. Troppo zitto adesso, basta, ti prego. Starà dicendo... Sta dicendo che per la mia voce sarebbe sprecato qualunque microfono. Se ti prendo ti rompo. Tanto non mi sfuggi. Presto, presto, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo trovare un nascondito. Prego. Stavolta dovrò chiedermi scusa in ginocchio. Anche la mamma è arrabbiata. Oltretutto ho una fame pazzesca. Se non mangio qualcosa svengo. Sono arrivato. Oh, finalmente. Come mai sei tornato così tardi? Su, sbrigati, vatti a lavare le mani e vieni a tavola. Stasera a cena abbiamo un banchetto con i fiocchi. Un banchetto? Nessun motivo, mi sono limitata a usare tutte le cose avanzate che c'erano in frigorifero. È uno spettacolo grandioso. Quando la mamma ci si mette è veramente una cuoca eccezionale, non è vero? Ma certo, anzi per me è la migliore del mondo. Adesso smettetela, mi fate diventare rossa. Su, mangiate piuttosto. Coraggio ragazzi, non fate complimenti. Allora buon appetito. Davvero? Sai che sei persino diventata più carina ultimamente? Ah, che gentile, dici sul serio? Sarà merito di quella crema, se vedi che funziona. Dopotutto non sono stati soldi sprecati. Che giornata ricca di soddisfazioni, sono proprio contenta. E questa bella
l'esperienza che sono riuscita a fare con gli avanzi è proprio quello che ci voleva per completare degnamente la giornata, non siete d'accordo? Spreco. E così io sarei uno spreco. È successo qualcosa? No, niente, sta tranquilla. Beh, come dicevo, allora buon appetito. Avrei mai dovuto tirar fuori quel brutto impertinente dalla tasca.